Dario Sabaranowski, polacco della Ivanesco, Marco Serpellini, il nostro rappresentante per la Lampredaikin, poi Alexander Bocciarov, russo della Jedoer, Christian Moreni, altro italiano, il nostro corridore della Alessio, poi Stéphane Auger, francese della Jean de la Tour, e Christophe Edelen, altro francese della Jean de la Tour. Borracce che vengono gettate via perché vuote, altre che vengono svuotate perché bisogna essere il più leggero possibile in salita. Altri corridori che invece fanno il pieno adesso perché poi non sarà più possibile. Christian Moreni in testa con Richard Virenque e Marco Velo nella scia. Attenzione perché potrebbe formarsi un primo drappello di battistrada. Questo è il tratto meno impegnativo, quei 6 km iniziali con pendenze molto pedalabili. Per i primi, sì, bravissimo, per i primi 5-6 km la pendenza non sarà impossibile, si sarà soltanto al massimo 6% di pendenza. Dopo questi 6 km si girerà verso sinistra e si comincerà veramente la salita importante, la salita più impegnativa, e metterà a dura prova sì la resistenza di questi corridori e anche quelli che possono essere gli attacchi di eventuali uomini del gruppo che vogliono puntare la tappa, perché 8 minuti possono essere sufficienti per arrivare fino allo striscione d'arrivo da parte di Virenque, di Moreni, di Velo o magari Serpellini, perché vediamo che è più di qualche chilometro che ruota e non sta collaborando per risparmiare energie, però potrebbero anche essere insufficienti se da dietro comincia subito la bagarre. E allora siamo veramente nel momento decisivo, più interessante. Qui c'è ancora vegetazione, siamo nella parte bassa della salita, una salita che gradualmente nei primi 6 km aumenta la propria pendenza, i primi due sono davvero di pendenza contenuta, poi la pendenza cresce, diventa sempre più sensibile sotto le ruote dei corridori, cala la velocità, c'è ancora un sole molto forte, grande calura come già ieri, vediamo quello che accadrà nella parte successiva della salita. La sensazione è che le condizioni meteo stiano migliorando sul traguardo, quindi potrebbero trovare sole anche all'arrivo i corridori. Vedete questa rotonda anche per il gruppo, hanno fatto molta più strada i corridori che sono passati sulla destra e quindi si troveranno più indietro, proprio ai piedi della salita, no? Questa è una cosa che accade spesso, anche se è una salita talmente lunga che forse conta meno prenderla 10 posizioni più indietro rispetto per esempio all'Alpe d'Huez, che parte subito molto secca, molto impegnativa. E anche perché la variazione che viene subito impostata nel corso Alpe d'Huez, per quelli che sono i miei ricordi, è molto, molto più importante rispetto a quella che viene affrontata con Mont Ventoux. Ma proprio per come è fatta, come sono fatte queste due salute, l'Alpe d'Huez comincia subito impegnativa, subito questi tornanti con pendenza intorno al 10%, mentre il Mont Ventoux comincia più morbido, più docile, e non c'è la necessità di essere subito nelle primissime posizioni. Questo comunque ti consente eventualmente di fare meno fatica, di spendere meno energie quando vuoi ritornare sui primi. Si danno ancora regolari cambi, è molto presto per cominciare a battagliare e credo che chi ha energie da spendere, chi ha voglia di attaccare, presumiamo soprattutto Richard Virenque, ma io non escluderei anche il nostro Christian Moreni, presumiamo, dicevo, che questi corridori lo faranno più avanti, vediamo se Francesco Frattini può fare una previsione sul quando, o forse sarà una selezione naturale, non c'è bisogno di scattare, no? Sicuramente questi uomini si rimarranno assieme, a meno che qualcuno non è proprio in crisi, fino al quinto, sesto chilometro di salita, come diceva prima, dove ci sarà la curva sinistra al paese di Saint-Estève, perdonate il mio francese, e qui dove comincia proprio la parte dura. Ci si aspetta che siano Moreni e Virenque quelli a dettare il ritmo su questa salita e vediamo un po' come parte Moreni. Parte Christian Moreni, ha anticipato l'attacco e evidentemente si sente molto bene. L'avevo intuito perché prima l'abbiamo visto menare a un gran bel ritmo in testa. La risposta da parte di un corridore della Jedoer, il russo Bocciarov, che si riporta nella sua scia con Virenque in terza posizione. Non ha fatto una grande scelta di tempo, avevi forse ragione tu, almeno a mio modo di vedere non è facile fare selezione su una salita al 4%, bisogna attendere che la pendenza si faccia più impegnativa. Comunque Velo si è staccato, vediamo, Serpellini è lì. Allora sono rimasti Moreni,
Bocciarov, Viranca, Pradera, Serpellini e un altro corridore che adesso è nascosto, vediamo se ce lo inquadrano, è Baranowski. Quindi Moreni, e intanto vedete i ritardatari, si sono attardati, c'è Velo con Ushovd e con Stéphane Auger che cerca di salire adesso con un passo un po' più sostenuto, ma vedete la selezione è naturale, basta una accelerazione minima, un cambio di ritmo, Moreni ancora lui in testa, attenzione perché rischia poi di farsi attaccare dagli altri, deve chiedere un cambio secondo me. È lunga questa salita, se cominci a dettare il tuo ritmo rischi veramente di portare in giro dei grandi volponi quali ad esempio Richard Virenque, che la conoscono veramente molto bene, sa che è inutile andare a spendere energie in questa prima parte perché dopo tutto quello che puoi avere in corpo devi buttarlo sull'asfalto, sui pedali. Regge bene Serpellini che rimane in ultima posizione in questo gruppo, mentre vediamo Viranca, Pradera, Baranowski e Bocciarov. Sulla carta questi corridori sono tutti molto forti in salita, in particolare Viranca naturalmente, ma anche Pradera e Baranowski hanno fatto vedere belle cose in passato. Deve stare attento Moreni, comunque molto lucido, si volta, guarda in faccia i suoi rivali, di solito questo è sinonimo di buona condizione, forse forza ancora un po'. Comunque sta salendo forte, sta mettendoli alla frusta perché guarda, sono tutti in fila indiana e questo solitamente significa che sono in difficoltà. Comunque vedo pedalare molto bene anche Serpellini, l'abbiamo visto per tutti gli ultimi 15-20 km prima dell'ascesa a ruota, cercare di risparmiare energie, sa che sulla carta in salita dovrebbe avere qualcosa in meno rispetto agli altri corridori, però rispetto a loro ha grandissimi doti di fondo, è un uomo che è stato capace di fare grandissimi risultati, soprattutto contando su questa sua caratteristica personale, e sappiamo che sono oltre 180 km che questi uomini sono in fuga e il fondo sarà una delle particolarità predominanti per riuscire ad arrivare veramente fino all'arrivo. Attento, vediamo che viene tutto lasciato sulle spalle di Moreni, il peso di mantenere alto questo ritmo. È possibile che Moreni si senta talmente bene e non aspettare successivamente per attaccare, perché vedete 7 minuti e 13 secondi, hanno già perso un minuto del loro vantaggio su questi primissimi chilometri e diventa veramente importante non perdere troppo prima della parte conclusiva veramente impegnativa, perché negli ultimi 5-6 km rischiano veramente di perdere tanto tanto tempo i corridori che sono al comando. Intanto lo Postal che già sta dettando il ritmo. Lance Armstrong in terza posizione, qui è una situazione molto minacciosa per gli altri, attenzione perché evidentemente Lance Armstrong, sapendo di avere quasi 8 minuti da recuperare sui battistrada, vuole attaccare subito perché sta mettendo alla frusta la US Postal, ha fatto tirare in pianura CSC Tiscali e Rabobank e adesso ha messo davanti i suoi, attenzione perché rischia di non essercene più per nessuno. 20 km al traguardo adesso per Lance Armstrong, è già cominciata anche per il gruppo da circa un chilometro la salita del Mont Ventoux. Sono curioso di vedere cosa combinerà quest'oggi Lance Armstrong. George Incapi in prima posizione, eccolo qua, un corridore veramente tutto fare. Va forte sul pavé, va forte in salita, va forte in volata, va forte in pianura, va forte in discesa. È veramente un uomo squadra, George Incapi, un grande campione a mio modo di vedere. Siamo nelle retrovie del gruppo, c'è già chi si prepara a fare gruppetto probabilmente, e perché adesso è il momento di mollare per coloro che non hanno le gambe per resistere. Si sposta a Moreni. Si porta in prima posizione adesso Bocciarov, poi Viranca, Pradera. Ecco qua Moreni, Serpellini e Baranowski nelle ultime posizioni del drappello dei 5, con Moreni che si toglie il cappellino, grande caldo, cominciata la parte dura della salita adesso probabilmente per i 5, ci siamo quasi. Sì, ci sarà ancora un paio di chilometri, un chilometro e mezzo prima di girare a sinistra e dopo si comincia veramente il Mont Ventoux. Guardate i corridori con la maglietta aperta, grande caldo, Bocciarov e Virenque, quelli che sembrano soffrire di più il caldo. 16 chilometri scarsi alla conclusione di questa tappa, sono stati percorsi praticamente ormai i primi 6 chilometri più impegnativi, i primi 5 chilometri meno, pardon, impegnativi di questa salita. Come vediamo, ecco qua, ci troviamo praticamente
all'inizio del tratto impegnativo. E tra poco arriva la parte più dura. Appena comincerà la parte più dura vedremo veramente la differenza di ritmo che verrà impostata dai primissimi rispetto al gruppo. Il gruppo che è ancora con qualche minuto di distacco dai primi, lo vedremo su una parte con una pendenza minore, ci sarà veramente almeno un... Eccolo qua, Moreni, peccato. Si è staccato. Grande ritmo imposto nella prima parte della salita, ma non è facile dopo una fuga di quasi 200 km gestire le proprie energie. Adesso si è messo in testa Baranowski, sta scandendo un grande ritmo, ancora una volta tutti in fila indiana, sta facendo male l'azione di Darius Baranowski, il polacco della Ibanesto. Sevirenk ha veramente... le gambe, sta facendo veramente le cose migliori tatticamente per poter eventualmente provare a vincere questa tappa sul Mont Ventoux. Pur essendo sulla carta il miglior scalatore, conosce molto bene questa salita, sa che è una salita allo sfinimento e non sta perdendo assolutamente aria o facendo fatica più del dovuto. Peccato per Christian Moreni che si è staccato, il mantovano di Asola. 29 anni per lui, ha vinto una tappa al Giro di Spagna, Guadalajara, la tappa di Maddaloni al Giro d'Italia che gli valse la maglia rosa portata per 3 giorni nella stagione 2000. Christian Moreni milita nella Alessio Serpellini in ultima posizione. Come sta pedalando Francesco? Sempre tranquillo, come si è detto prima ha fatto gli ultimi chilometri giustamente della salita, prima della salita a ruota, non ha più collaborato con quelli che ne sono compagni di squadra, non era lui che doveva per forza vincere in cima al Mont Ventoux, doveva mettersi nella condizione migliore per gestire al meglio le sue carte erano quelle di risparmiare energia e rimanere coi primissimi fino al punto più elevato di questa salita dove potevano portarlo le sue caratteristiche. Il fatto di risparmiare energia in pianura gli ha permesso fino a questo punto di avere qualcosa in più da spendere in questi tratti impegnativi. Attenzione, allora Marco Serpellini sta pedalando bene, non è uno scalatore naturalmente, ha un fisico possente, per dire, ha partecipato alla Parigi-Roubaix quest'anno, corridore che è soprattutto un passista, ma voi sapete conta molto la condizione, conta quante energie si sono preservate per poter fare bene su una salita dopo quasi 180 km di fuga. Certo ci sono con lui corridori sulla carta nettamente più forti in salita, mentre qui siamo nelle retrovie del gruppo con Gian Matteo Fagnini e Andrea Peron. Andrea Peron che hanno tirato a lungo, in particolare Peron per la verità, anche José Ángel Vidal, anche Raivis Belovojic nelle ultime posizioni e Jalabert. La maglia poi di Jalabert nelle ultime posizioni. Evidentemente la CSC Tisca li tirava per Hamilton, che lo ricordo ha vinto una tappa al Mont Ventoux al Giro del Delfinato. È l'unica cosa che posso ipotizzare, il lavoro per Hamilton, perché adesso Jalabert lo vediamo con la maglia a pois lì davanti, viene superato questo gruppo anche Marzio Bruseguin, il corridore che abbiamo visto inquadrato con la maglia della Ibanesto. Eccolo lì, già è proprio lui, un numerino rosso, maglia pois rouge. E vediamo anche Gonchar in difficoltà. Questo è il gruppetto che è già stato chiamato. È il secondo gruppetto che si forma quest'oggi, abbiamo visto il primissimo subito appena puntata la salita. Questi uomini hanno aspettato a chiamare il gruppetto, a fare il gruppetto dove ci si è trovati sul primo punto impegnativo. Anche Miguel Martinez, abbiamo visto Abramolano e vediamo Zabel e Ondo. I due uomini della Telecom, beh, erano loro a fare il ritmo, molto determinato Zabel nel gruppetto. Sai, sono degli uomini che sono comunque dei punti di riferimento, sanno che la squadra completa non si può permettere che questi uomini possano avere problemi. Zabel non viene mai lasciato da solo in qualsiasi situazione, tantomeno nelle tappe in salita, perché le energie che può risparmiare in quelle tappe le serviranno molto 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 di più nelle tappe in pianura, dove si giocherà al meglio le vittorie di tappa e la classifica finale della maglia verde. Intanto ho visto un Rubiera molto affaticato, ecco qua il paesaggio lunare del Ventoux. Dicevo, ho visto un Rubiera molto affaticato in viso, naturalmente può essere solo un'impressione, dopo 200 km sotto il sole, ecco qua che il cielo si è diradato in vetta al Ventoux, quindi la situazione è ottimale anche sul piano meteorologico. Dicevo, Rubiera molto affaticato, Incapi stava scandendo un ritmo che
faceva veramente male a tutti i corridori del gruppo. Ho visto in difficoltà anche Floyd Landis, che era nella sua scia. Rubiera nella scia di Armstrong non mi sembrava brillantissimo. E adesso ci siamo con Baranowski in prima posizione, Pradera, Bocciarov, Virank e Serpellini. 5 battistrada, 5 uomini al comando, c'è anche un italiano, si è staccato purtroppo Moreni. Eccoli qua i 5 uomini al comando, con Baranowski che ormai da diversi chilometri sta scandendo il ritmo. Non appena si è fatto da parte Moreni, è stato il polacco della Ivanesto a mettersi in testa a tirare. Continuiamo a vedere comunque Virank a dissetarsi, sarà almeno la quinta o la sesta volta che prende in mano la borraccia, si bagna, continua a bere. Questo normalmente non è sintomo di ottima condizione o ottimo stato di tranquillità o di forma. Invece Serpellini, a parte che è un grandissimo stilista della bicicletta, però fino adesso sembra abbastanza tranquillo o comunque non tra i più affaticati dei primi cinque. Ecco che si porta a condurre Floyd Landis. Rubiera ha guadagnato una posizione, è nella sua scia. Vediamo Rumsas lì dietro. Adesso comincia ad esserci selezione anche nel gruppo. Mi sembra di vedere anche la maglia bianca di Basso nelle prime posizioni, intorno alla decima, quindicesima posizione. Allora ci sono Landis, Rubiera, Armstrong, poi c'è Igor González de Galdeano, c'era Rumsas, e adesso troppo velocemente non riusciamo praticamente a capire bene chi era presente nelle prime posizioni. Abbiamo visto un Eras che stava recuperando in questo momento, non era nelle primissime posizioni, potrebbe anche essere che ci sia stata qualche richiesta particolare, magari per qualche borraccia o qualche rifornimento, magari di zuccheri che si parlava prima, che Lenz abbia chiesto ad Eras, ed Eras si è portato sulla coda del primo gruppo chiedendo questi rifornimenti direttamente all'ammiraglia o al servizio di assistenza. L'ammiraglia della Ivanesto affianca Baranowski, che ha qualcosa da dire. C'era qualcosa che non andava, evidentemente. Qui Yashe della Once, che è già attardato. Arrière de la course, retrovie del gruppo, Jorge Yashe in difficoltà. Ma più che in difficoltà, attenzione Frigo. Dario Frigo che ha detto: attendo il fresco delle Alpi per provare ad attaccare, sperando di trovare il fresco, perché per il momento di fresco non se ne vede l'ombra, diciamo. Comunque Frigo deve pensare a salvare la propria gamba se vuole provare a vincere una tappa sulle Alpi. Sorride, o meglio, non era un sorriso, era una smorfia di fatica, ma secondo me è una scelta quella di Dario Frigo di staccarsi subito. È inutile tenere duro quando si sa di non poter competere con i più forti. Sicuramente non sta sfruttando tutte le energie che ha in corpo. Giustamente, ormai essendo fuori classifica, si è reso conto che non può competere. Intanto complimenti anche oggi al lavoro di Incapi, non può competere con i primissimi in salita in queste tappe così calde, così afose, che non sono per le sue caratteristiche migliori. Vediamo sulle Alpi, veramente lo aspettiamo con grande ansia. Scatto di Alexander Bocciarov, risponde Richard Virank con Serpellini nella scia, no, è Pradera, e arriva anche Marco Serpellini con naturalmente minor violenza. Non è uno scattista, soprattutto per via della sua stazza. Marco Serpellini sta rispondendo comunque molto bene alle sollecitazioni dei rivali. Ottima prestazione di Serpellini. Pradera prova adesso, vediamo, a forzare. Sono rimasti in 4, eliminato Baranowski. Tutti quelli che hanno tirato si sono poi dovuti arrendere per il momento. È una salita che, come diceva prima, non perdona. Se vai a spendere troppe energie, succede che non hai più la possibilità di recuperare, e se c'è qualcun altro che dà un colpo, una variazione di ritmo, ti trovi a inseguire. E veramente diventa difficoltoso e pericoloso provare a fare la differenza prima del dovuto. Vediamo lo stesso Virank, che sulla carta dovrebbe essere comunque il corridore più portato a questo tipo di azioni, a questo tipo di possibilità di vittoria. Non ha ancora provato a mettere il naso davanti. Ci troviamo nel tratto più impegnativo della salita, con Bocciarov, Virank, Pradera e Serpellini. Serpellini sta pedalando veramente molto bene. Speriamo che riesca a tenere una salita lunga e portare su il suo peso. Non è facile, però si sta ben comportando il quasi trentenne bergamasco di Lovere, passato professionista nel 1994 proprio con la Lampre Panaria, poi è passato alla Brescialat, infine tornato alla Lampre nel 1999, corridore che ha vinto
8 corse in carriera, tra cui la ex Milano Vignola, Gran Premio Beghelli, ha vinto un Giro del Portogallo, il Gran Premio Cerami, insomma ha vinto tre corse importanti, Giro del Piemonte, altra importante classica corsa di un giorno italiana, ed è stato campione del mondo juniores nel 1990. Pradera e Virenque non sembrano, ma qui nessuno sembra avere le energie per fare la differenza. Forse Pradera è quello che ha provato a dare due cambi di variazione, e Bocciarov adesso sembra rispondere bene. Serpellini sta facendo il sornione, d'altronde come si diceva prima, sicuramente i tre uomini che sono insieme a lui sulla carta hanno delle caratteristiche migliori in salita, però la differenza quest'oggi la farà il fondo e la condotta di gara che hanno avuto precedentemente. Non è il miglior Virenque, è il lontano parente del Virenque che vinceva le grandi tappe di montagna al Tour. Ah, perché Virenque con questi uomini sicuramente appena vedeva l'inizio del Mont Ventoux aveva cominciato a scattare per dimostrare a tutti chi era il più forte e voleva rimanere da solo. 1,86 m di altezza per Marco Serpellini, per 76 kg di peso. Ecco qua. Proprio quello che non dovrebbe essere uno scalatore, no? E quindi sta facendo qualcosa di grandissimo Marco Serpellini. Sta giocando al meglio tutte le sue carte, detto, fino a questo momento ha avuto una tattica di corsa veramente encomiabile, non doveva assolutamente essere lui a cercare di mantenere alto il vantaggio, non era assolutamente lui quello che sulla carta l'uomo da battere tra gli uomini in fuga sul Mont Ventoux, è stato abilissimo all'inizio tappa a buttarsi con questi corridori che sono portati in vantaggio. E adesso, utilizzando almeno le sue doti di fondo, è arrivato, sembra, con gli altri con più energie da spendere. Splendida la prestazione in questo Tour offerta da Raimond Asrunsas, sempre con i migliori, a parte Belocchi, Armstrong ed Eras. Beh, direi che dietro c'è lui, ai piedi del podio del Tour meriterebbe di arrivare lui, vedremo se naturalmente avrà anche l'opportunità di fare qualcosa di più. E Ivan Basso con la maglia bianca nelle prime posizioni. Bene, bene, situazione favorevole. Rubiera non sta scandendo un ritmo formidabile in questo momento. Vedete che c'è Botero, ci sono tutti lì dietro, anche Igor Gonzalez de Galdeano, c'è Belocchi, c'è Rumsas, là spunta proprio Ivan Basso. Altri corridori hanno perso terreno e qui siamo tornati su Bocciarov, che sembra il più in palla, il più scalatore dei quattro di testa. È quello che comunque ci sta provando più di tutti, continua a mantenere il ritmo alto. Sono rimasti con poco più con 5 minuti di vantaggio, dobbiamo ancora arrivare in quello che è il panorama lunare del Mont Ventoux, quello che veramente anche mentalmente fa la differenza per i corridori, perché quando ti trovi senza piante, senza punti di riferimento, in quello che è il sole cocente e il panorama proprio pietroso del Mont Ventoux, anche quello che è la tua fatica si raddoppia. Sta molto bene, credo, Joseba Belocchi, perché ha mandato un compagno all'attacco. Potremmo oggi forse vedere Belocchi attaccare. Ieri il corridore basco della ONS, che lo ricordiamo è il secondo della classifica generale, ha dichiarato: attaccherò Armstrong solo se lo vedo in difficoltà. Intanto Serpellini molla insieme a Pradera e davanti Bocciarov e Virenque allungano. Sono i due uomini più scalatori di questo gruppetto. Bocciarov, eccolo qua. Vediamo intanto Pradera che dice: signori, comunque questo non è il mio ritmo, è inutile che io provo a tenere duro, se no va a finire che ci arrivo a piedi in cima al Mont Ventoux. Bocciarov sta facendo di tutto per levarsi di ruota Virenque, il quale è rimasto sempre a ruota ma non si è mai staccato dei vari corridori che si sono succeduti in prima posizione. Non può staccarsi Virenque, cioè per quello che è la grinta, l'orgoglio di Virenque, non si può staccare in salita da corridori che sulla carta non hanno quello che è il suo palmarès. È troppo orgoglioso, se non, piuttosto che staccarsi desidererebbe soltanto che arrivasse il prima possibile il gruppo, che arrivi il prima possibile il gruppo. E poi insomma è sulle sue strade. Il gigante della Provenza viene chiamato il Mont Ventoux, lui è nato a Casablanca, quindi non è nato in Francia, però vediamo, allora c'è lo scatto dietro in gruppo da parte di Azevedo, il portoghese. Il gruppo, beh, non si preoccupa Lance Armstrong di Azevedo per il momento, Belocchi rimane lì, Rumsas, Botero, Basso,
e dietro vediamo chi c'è. Igor Gonzalez de Galeano ha perso terreno, attenzione, ci sono Rubiera in prima posizione, poi la maglia gialla, viene ripreso intanto Moren e si stacca Miller. Ecco che Miller, siamo nelle retrovie del gruppo, sta perdendo terreno, corridore che ha vinto la tappa di ieri, sta cercando di migliorare su tutti i terreni, ha tenuto duro, non si è staccato subito, adesso sta cedendo posizioni. Ecco qua Rubiera. Allora, comunque Ivan sembra tornato brillante come la prima tappa in salita, probabilmente è vero, ha patito un po' troppo rispetto a quelle che erano le sue aspettative, i continui saliscendi della seconda tappa pirenaica. Oggi lo vediamo ancora coi primissimi e vediamo fino a che punto riuscirà a stupirci. Eras si mantiene nelle retrovie, eccolo lì, c'è ma non è nelle primissime posizioni. Secondo te? Sembra leggermente più ingobbito, leggermente più affaticato nel tenere il ritmo di Rubiera rispetto agli altri giorni. Gli altri giorni l'abbiamo visto ancora rilassato quando il suo compagno di squadra faceva il ritmo. Quest'oggi lo vediamo leggermente più piegato sulla bicicletta, i gomiti leggermente allargati. Normalmente, per come conosciamo Eras, questo è sintomo di già un impegno maggiore rispetto a quelli che erano i giorni precedenti. Giulic, Bobby Giulic in difficoltà. Che comunque anche lui sta migliorando nel corso di questo Tour de France, la sua condizione non è all'altezza di quello che erano comunque le aspettative, tutto quello che ha fatto negli anni precedenti, ma sappiamo che lavorare per 10 giorni di fila in pianura prendendo aria per coprire quello che era l'esigenza primaria della squadra, per cui i risultati di Eric Zabel sicuramente portano a spendere energie nervose e fisiche non indifferenti. Sono rimasti in due, Virank e Bocciarov, si danno il cambio, stanno salendo bene, hanno delle possibilità di arrivare al traguardo. E allora, siamo a 11 km dalla vetta, il vantaggio dei battistrada non ci è stato più fornito, ma insomma è attorno ai 5 minuti, 11 km, le possono perdere poco meno di 30 secondi a chilometro, e potrebbero anche farcela. Si stacca Bogert intanto. Vediamo altri corridori che perdono contatto. Tomasz Konieczny, eccolo qua, il corridore ceco della formazione della Domo Pharma Frit. La regia ci ricorda ancora una volta l'altimetria di questa salita conclusiva e ci fa vedere dove sono arrivati i corridori. Ormai sono vicini allo chalet Reynard, intanto ha avuto un problema. Eccoci su Axel Merckx, lui avrebbe voluto fare classifica al Tour ma non c'è mai riuscito, ci ha provato un anno e poi si è arreso, ha detto no, non sono in grado, non ho il fisico per reggere 3 settimane e soprattutto per reggere sulle grandi salite. Axel Merckx. Sembrava in questo gruppetto aver visto anche Vladimir Belli, sicuramente prezioso per Ivan Basso nella seconda tappa pirenaica, a riuscire a mantenere la maglia di leader dei giovani. Tanto vediamo adesso, sembra che Virenk abbia rotto gli indugi e ci prova, sa che per mantenere questi 5 punti di vantaggio deve aumentare leggermente il ritmo e da solo, con la sua grinta, la forza che gli possono dare tutti i suoi tifosi, potrebbe essere la soluzione migliore, senza preoccuparsi di un eventuale compagno quale Bocciarov, che comunque può dargli fastidio anche soltanto come concentrazione mentale. Richard Virenk, 5 minuti di vantaggio nei confronti del gruppo della maglia gialla che diventa il suo principale rivale, mentre perde terreno anche Bocciarov. Richard Virenk ha vinto la sua prima tappa al Tour nel 1994 a Lutz Ardidan, si è ripetuto nel 1995 a Cauterets, si è aggiudicato nel 96, lo raccontava in apertura di telecronaca, la tappa del Mont Ventoux al Giro del Delfinato. Si è ripetuto ancora al Tour a Courchevel nel 1997, terza vittoria di tappa per lui. È arrivata anche una vittoria al Giro d'Italia nel 99 a Rapallo, al termine di una tappa appenninica. Poi nel 2000 il successo a Morzine, in una tappa del Tour, sua quarta vittoria personale. Per concludere, tra le sue vittorie più prestigiose, la Parigi Tour al termine di una fuga veramente esaltante, prova di Coppa del Mondo lo scorso anno, che poi ha dedicato a Patrick Lefebvre e alla Domo Pharma Frit, che gli aveva dato la possibilità di tornare e di conquistare quella prestigiosa vittoria. Sono
40 le vittorie in carriera di questo corridore, che ha vestito per 5 volte, nel 94, nel 95, nel 96, nel 97 e nel 99 la maglia a pois a Parigi, ai Campi Elisi, quindi l'ha portata alla fine del tour. È stato anche maglia gialla per un giorno al tour del 1992. Ricordiamo in quel tour, dopo con il suo compagno di squadra ai tempi Pascal Linot, sono cambiati questa maglia grazie a delle fughe proprio di grandissima distanza in quelle che erano le tappe classiche del tour, nell'attraversamento del massiccio centrale. Era stata data la possibilità a due fughe con 12-14 uomini di guadagnare dei minuti di vantaggio, e prima il suo compagno di squadra e poi lui hanno avuto la possibilità di indossare questa maglia gialla. Allora, Rubiera si è fatto da parte, Heras si è staccato, Armstrong è rimasto praticamente da solo senza compagni di squadra, e attenzione, si mette in evidenza un corridore della Hanse, ancora una volta Nosal, e Azevedo, pronta la risposta di Armstrong e Belocchi nella sua scia. Avete visto la facilità con cui Armstrong si è portato nella scia di Azevedo? Attenzione, perché potrebbe attaccare il corridore americano adesso. Poi abbiamo, vedete, sono rimasti soltanto questi corridori, Ivan Basso e Raimondas Rumsas. L'altro corridore che si stava staccando era un uomo della Crédit Agricole, Thor Ushovd, che era in fuga, già ripreso dai battistrada. E allora attenzione, perché abbiamo Ivan Basso con il gruppo della maglia gialla. Grande Ivan, sta pedalando alla grande il varesino. In salita, sulle salite finali, è sicuramente almeno il quarto uomo di questo Tour de France. Ci sono i due super, Belocchi e Armstrong. Heras, che come ci era parso non era in grandissima giornata quest'oggi. La grandissima costanza di Raimondas Rumsas, che fino ad oggi è stato l'unico ad aver sempre tenuto il passo dei migliori fino a pochi minuti all'arrivo. E grandissimo oggi Ivan Basso, che ci sembra molto tranquillo, molto potente quest'oggi. Vediamo se riuscirà veramente a far valere anche le sue caratteristiche vincenti fino in cima al Mont Ventoux. Ed è la prima volta che Armstrong è senza compagni di squadra. Belocchi, diciamo, ha un uomo che mi sembra un po' al limite delle sue possibilità. Tra poco potrebbe rimanere da solo anche Belocchi, e ci sarà un testa a testa tra i quattro migliori di oggi. Naturalmente Armstrong, naturalmente Belocchi, naturalmente Rumsas, e davvero splendido Ivan Basso, maglia bianca del Tour. Viranca, testa della corsa, 4 minuti e 30 secondi di vantaggio per lui. Quando siamo a poco più di 10 km dalla conclusione, è stanco Azevedo e adesso nessuno scandisce il ritmo. Heras potrebbe rientrare, perché davanti vanno piano. E quello che sta succedendo è strano, se non un pochino al di fuori delle regole. C'è Azevedo che sta facendo il lavoro che di solito dovrebbe fare Rubiera o Heras. Non mancando gli uomini di Heras, non mancando gli uomini di Lance Armstrong, si mette la Hanse a fargli il suo gioco. Prova nuovamente a partire il corridore della Hanse. Armstrong risponde alla grande all'attacco di Azevedo. Belocchi, anche lui mi sembra molto in palla, eh? Direi che Belocchi sta bene, ma Armstrong fa paura. Hai visto con quanta facilità cambia ritmo? Sai, sicuramente Armstrong oggi, se vuole, può fare ancora la differenza, ma fino a quando Belocchi lascia scattare Azevedo e non ci prova lui, sicuramente lo accompagnano ancora in cima. Sevilla in difficoltà, cerca di rientrare. Abbiamo visto prima Heras, mi sembrava molto in crisi, non oggi, è giornata per lui. Oggi non è giornata, oggi ha preso il suo passo tranquillo, senza voler andare a sforzare oltre. Sa che tutto il lavoro che ha fatto nei giorni scorsi gli è rimasto nelle gambe, deve recuperare, approfittare domani del giorno di riposo, perché nei prossimi giorni saranno ancora delle tappe importantissime dove deve dare il suo massimo supporto, il suo massimo appoggio ancora al suo leader. E secondo me Basso rischia di guadagnare anche molte posizioni in classifica generale. È 18esimo, lo ricordiamo, a 12 minuti e 29 secondi. Si sono staccati quasi tutti quelli che ha davanti, a parte i tre che sono con lui, quindi sicuramente Basso può guadagnare posizioni. Sevilla e Botero, ognuno con il suo passo, non si sono neanche guardati i due. Sevilla lo ha affiancato e ha proseguito con il suo passo, sta cercando di rientrare o quantomeno di limitare i danni, mentre Botero, ingobbito, il fortissimo cronoman colombiano, vincitore della prima cronometro lunga di questo Tour de France, la Lanesté Lorient, ebbene, Botero era nettamente più in difficoltà dello spagnolo, del suo compagno di squadra.
lì proprio le caratteristiche mentali di ogni uomo, ogni corridore. Siviglia, l'abbiamo visto in più tappe di questo Tour de France, staccarsi anche prima di Botero, però prendere il suo passo e mantenere costante la sua andatura, la sua velocità fino a quello che è l'arrivo. Botero, quando si stacca, è finito. Duro, duro, duro come una roccia fino a quando la sua forza, la sua energia glielo permette. Nel momento in cui si sposta, dice basta, è proprio fermo in mezzo alla strada. Armstrong, Belocchi, Acevedo, Basso, Runzas. Cinque uomini non hanno un ritmo, secondo me, tale da andare a prendere Virenque. Potrebbe questa situazione, cioè il fatto che Armstrong è rimasto senza compagni di squadra, Acevedo è stanco, potrebbe favorire la vittoria di tappa di Richard Virenque, a meno che Belocchi non provi a forzare. Si bagna il capo Ivan Basso, qui un altro corridore che viene ripreso, Stefano Ge, che si trovava in fuga, prova a rimanere con i migliori, ma il fatto che anche solo per qualche centinaio di metri i corridori che sono in fuga, che sono stati ripresi, rimangano con il gruppo maglia gialla, significa che il ritmo è contenuto. Questo è il grandissimo vantaggio che sta avendo Richard quest'oggi, comunque che si è strameritato, perché normalmente chi non osa non ha neanche la possibilità di arrivare in fondo. Abbiamo visto che stanno riprendendo adesso proprio Marco Velo. Sia ben chiaro, non volevo togliere nulla alla prestazione di Runzas, Basso, perché sono lì con i migliori, ma è chiaro che non è un ritmo forsennato, non sono in fila indiana, guardate, stanno salendo comunque con una certa, tra virgolette, sia chiaro, facilità, mentre rispetto ai precedenti arrivi in salita, quando c'era Eras che imponeva un ritmo forsennato, tutti si erano staccati. Anche perché gli altri comunque sono già staccati, loro invece di fare un ritmo velocissimo, continuo, come normalmente ha impresso la Uspostal, hanno fatto qualche variazione di ritmo, sicuramente un ritmo favoloso imposto da Rubiera, anche se non eccezionale come gli altri giorni, però non c'è stata la continuità del solito lavoro di Eras, per cui quelli che sono staccati rimangono lì a bagnomaria e questi primissimi non fanno più la differenza. E attenzione, perché 4 minuti e 41 secondi, addirittura è cresciuto il vantaggio di Virenque, è significativo, sta comunque salendo forte Richard, considerata la fuga di oggi che lo ha affaticato di più. Certo, erano in 11, non ha tirato per, però insomma è rimasto davanti, ha fatto la sua parte, ha staccato tutti via via e adesso è da solo, giù il cappello. Insomma, credo che i francesi gioiranno giustamente e legittimamente parecchio per questa eventuale ancora vittoria di Richard Virenque. Ha corso molto molto bene sul Mont Ventoux Virenque, sapeva che la prima parte di questa salita poteva spingerci a spendere tante energie che devono essere importanti per i chilometri finali. Lui si è limitato solo a stare con i primissimi, a stare a ruota e a spingere quando normalmente non c'era più possibilità d'appello. Senti, una domanda da uomo di sport, ma se fossi José Babelò, ma non proveresti a vedere se Armstrong magari ha un cedimento, una giornata storta? Tanto non costa nulla se non 200 metri di scatto, ma insomma per mettere il naso davanti a questo gruppo e guardare in faccia Armstrong e magari scoprire che ti stacca un'altra volta, ma va bene, ma tanto vale, no? Io dico che Giuseppe Velocchi è un grandissimo corridore, un grandissimo campione, ma che si sta accontentando come si è accontentato. È sicuramente un corridore difficilissimo da staccare in salita perché va molto forte, ma per vincere bisogna attaccare, bisogna provarci. In questo modo ha lasciato sta facendo la Once il lavoro che dovrebbe fare lo Uspostal, anzi con ancora più tranquillità. Eh sì, perché anche Manseto dietro rientra e Auger addirittura tiene il passo, quindi Virenque davanti sta guadagnando, quindi se il ritmo per mettere in difficoltà Armstrong è quello di Acevedo, signori, diventa difficile vincere il Tour, anche se è facile dirlo da qua, vabbè, ma questo è scontato. È chiaro che da parte mia, da parte di Francesco, non c'è nessuna... Lo sai la cosa in particolare? Abbiamo visto che adesso Ivan non ha più l'auricolare attaccato, per cui non potrà più sentire magari Volpi o Ferretti, come è successo nella prima tappa pirenaica, che a 4 km all'arrivo gli è stato consigliato di provare, di dare una botta. A questo punto, vedendo questo ritmo e vedendo salire Ivan, potrebbe succedere che da dietro gli consigliano la stessa cosa. Dico, aspetta un attimo, guarda che non lo sento bene, perché almeno a questo punto è sicurissimo di arrivare con i primissimi e provare anche a giocarsi comunque un ottimo piazzamento, perché salendo in questo modo Virenque lo vedono veramente all'arrivo. Sta per arrivare allo Chalet Reynard, Richard Virenque, tra poco la vegetazione
si farà via via più rada fino a scomparire alla sua vista per una sorta di approdo sulla Luna, sul Monte Calvo, sul Monte Ventoso, detto anche non solo Géant de la Provence, cioè il gigante della Provenza, ma anche soprannominato le Chaudron des Sorcières, il paiolo delle streghe. Non chiedeteci perché. Eccolo qua il paesaggio lunare, vedete il caldo e il vento hanno reso una autentica pietraia. Vedete la strada si fa via via sempre più allo scoperto, gli alberi si fanno più radi, la vegetazione si fa via via più rada e poi si arriva sulla Luna. Ecco qua che Auger molla, vediamo se c'è qualcun altro, Velo sì che sta cedendo anche lui dopo essere stato ripreso. Ecco Stéphane Auger, mentre vediamo dove si trova Richard Virenque, ormai è vicino allo Chalet Reynard, è vicinissimo allo Chalet Reynard, mancano ancora 9 km, 8 km arriva, di salita. Gotti. Arriva anche Ivan Gotti. Gotti e Leipheimer, beh, il lavoro Rabobank era per Leipheimer. Queste immagini dicono tutto, comunque rientrano, quindi davanti vanno veramente, tra virgolette sia chiaro, piano. Più che piano hanno rallentato il ritmo rispetto a quello che è stato il ritmo iniziale, che ha portato tanti corridori a non avere più ambizioni di battaglia o ambizioni bellicose. Secondo me Armstrong si è messo in ultima posizione in questo gruppetto perché vuole spingere Belocchi a dire ma vuoi vedere che oggi è in difficoltà, come aveva già fatto con Ulrich nella tappa dell'Alpe d'Huez. Io proverei nei panni di Runsas o Basso a provare ad attaccare Belocchi a questo punto, visto che Belocchi sta facendo sempre la tendeista, che Belocchi rimanga sulle ruote di Armstrong. Benissimo, in questo modo poi Armstrong, se vuole inseguire Runsas o se vuole inseguire... Ah, finalmente si comincia. Finalmente si comincia con Belocchi che ci ha sentiti e ci prova. Armstrong risponde alla grandissima. Eccolo e qua. Parte in contropiede. Non aspettava altro. Non ha forse per questo che Belocchi aveva paura di stuzzicare il leone che dorme. E allora, guarda qua, non si è neanche voltato, sguardo fisso davanti a sé, sa benissimo che nessuno può rimanere nella sua scia. Ecco che Pradera si volta e scorge la maglia gialla, Belocchi qualche metro più indietro. Adesso Pradera potrebbe dargli una mano, ma credo che sia inutile per il ritmo di Armstrong, in fuorisella da 300 metri, sguardo fisso davanti a sé, va alla caccia di Virenque, hanno ceduto Runsas e Basso, era troppo elevato il ritmo di Armstrong per rimanere con lui, anche Belocchi in difficoltà, Pradera che era in fuga ha visto il suo capitano e va a dargli una mano, non vuole acqua, dice a questo tifoso, scuote il capo, non ha la forza di dire no, Joseba Belocchi che sale con il suo passo per cercare di limitare i danni dallo scatenato Armstrong. Ha guadagnato sicuramente molti più punti Belocchi provandoci che rimanere a ruota e rischiare di andare con Armstrong all'arrivo. Sono totalmente d'accordo. Armstrong, secondo te il suo attacco, la sua azione è sufficiente a circa 8 km dalla conclusione per andare alla caccia del battistrada o Virenque ha la vittoria in tasca? Gli può arrivare molto 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 vicino, anche perché l'ultimo chilometro e mezzo di questo Mont Ventoux è impegnativo, veramente molto impegnativo. Mancano ancora poco più di 6 km e col ritmo che può essere capace di imporre Armstrong mi aspetto un testa a testa proprio dopo lo striscione dell'ultimo chilometro o l'intorno. Non mi sembra il ritmo di Virenque un ritmo di uno che può perdere un minuto al chilometro, perché insomma a 6 km dalla fine per lui, poco meno di 8 per Armstrong, diventa difficile perdere così tanto terreno. Virenque ha ancora un discreto passo, guarda il cambio di ritmo, Belocchi aveva già accelerato, ulteriore accelerazione di Armstrong che ha veramente la dinamite nelle gambe, può forzare, va a accelerare, niente da fare per gli altri, vola via Lance Armstrong.
lui ha proprio questi, avendo questa grandissima agilità nelle gambe, questa grandissima frequenza, ha proprio questi 15 metri dove ti dà due biciclette e tu o sei in grado di rientrare subito o se no devi riprendere il tuo passo e sperare di avere qualcosa in più da spendere rispetto a lui. Vediamo che dietro i quattro si sono ritrovati, adesso vediamo se Belocchi avrà da continuare a mantenere quel ritmo per non perdere il più possibile o se magari Rumsas e Basso vogliono provare a scalzare Belocchi da quella che è la seconda posizione di questo tour. Intanto vediamo che Armstrong continua col suo ritmo forsennato, non si occupa più di quello che sta succedendo tra lui, può avere in testa, sappiamo che non corre grandissimo feeling tra i due uomini che stanno conducendo la corsa, Richard Greng e Lance Armstrong. Vediamo un po' se avrà la forza mentale, la concentrazione per riuscire a riprendere Greng e sicuramente, passato in termini, non sarà la stessa soluzione dell'altra volta e regalare il Mont Ventoux a qualcun altro. 95 pedalate al minuto su queste pendenze. Una moto. Abbiamo contato le pedalate al minuto di Armstrong, impressionante. Ha già ridotto di circa un minuto il ritardo da Virenque. Sta volando Armstrong e qui diventa una cronometro individuale. Comunque Virenque tiene, sale forte. Ha preso grinta, ha preso morale, sa che si può giocare veramente tutto. Quello che normalmente sappiamo è che in 5 km non sarà facilissimo per Armstrong recuperare quasi un minuto al chilometro. Come ricordavamo nei giorni scorsi, normalmente la differenza tra quelli che sono i primissimi e quelli che è il gruppetto ci sono quei 40 secondi, un minuto che vengono... Dai, ma non è possibile! Ma come sta salendo? Ma è impressionante! Ma è veramente impressionante! Prima hanno inquadrato i rapporti di Lance Armstrong, sicuramente va più agile dei suoi avversari, di Richard Virenque, sta spingendo un rapporto agile, ma lo fa con una cattiveria e una frequenza di pedalate veramente impressionanti. Non è più una novità, però siamo attorno alle 100 pedalate al minuto in salita. Ragazzi, questo è un ritmo folle, veramente spettacolare la scalata di Armstrong. Alterna tra l'altro periodi molto lunghi in cui rimane seduto a periodi quasi altrettanto lunghi in cui rimane sui pedali. Ha proprio questo modo di salire, mentre Pantani si alzava e si risiedeva con grande frequenza, lui rimane a lungo seduto e poi si alza sui pedali. Adesso è diverse centinaia di metri che è seduto, guardate la differenza. Chiaro, è molto più stanco per varie ragioni Richard Virenque, ma è una cronoscalata quella di Armstrong impressionante. Sembra quasi quelli che sono gli appassionati riconoscere la concentrazione, come se lui si preoccupi solo di contenere la frequenza, di controllare la frequenza, come se fosse sui rulli e sembra che è su un falso piano invece che sul Mont Ventoux. E sale ai 24 all'ora, signori, è una... No, ma è veramente... Io ricordo raramente delle imprese così, è veramente straordinario. E poi la crescita in questo tour di Armstrong, la crescita in questo tour di Armstrong è stata notevole. La prima tappa di montagna l'ha vinta in difficoltà con altri due corridori insieme a lui, nella seconda ha inflitto un minuto ai rivali, adesso cala un po' Virenque, attenzione, cala un po' Virenque a 4 km dalla vetta, abbondanti, perdon. Questi sono chilometri interminabili perché non ci sono tornanti, non ci sono curve che ti permettono di recuperare, eventualmente lanciare la bicicletta, è tutta una lunga lingua di strada, di asfalto che va intorno a questa pietraia, in questo paesaggio veramente lunare e tantissimo, tantissimo, tantissimo caldo. 3 minuti e 50 secondi il ritardo di Armstrong all'ultimo rilevamento cronometrico ai 5 km, mentre Virenque è già al cartello dei 4 km alla conclusione. Appassionante testa a testa tra il francese Richard Virenque e il cowboy texano Lance Armstrong con la maglia gialla nel 2000, un regalo a Marco Pantani. Marco Pantani se l'era meritato alla grande quel regalo. Guardate la sua frequenza, ancora la sua agilità, ogni volta che lo inquadrano c'è da rimanere veramente sorpresi. E Virenque sui pedali sta cercando di tenere duro, è veramente un appassionante duello tra i due, Armstrong il cacciatore, Virenque la preda, vedremo chi avrà la meglio.
Io vorrei comunque fare un piccolo appunto, perché sappiamo quanto Marco ci tenga a questa vittoria sul Mont Ventoux. Non possiamo comunque dire che sia stato un regalo, non sappiamo cosa sarebbe successo se ci fosse stato uno sprint. No, hai ragione. Io dico che il regalo potrebbe essere stato quello di riconoscere a Marco che si era strameritato quella tappa e con Senaglia senza fargli fare un'eventuale volata. Perfettamente d'accordo con te. Sai perché ho detto regalo? È stato un lapsus, perché stavo leggendo le dichiarazioni di Bruinel che ha detto: questa volta non faremo regali. Sia chiaro, Pantani se l'è meritato, l'ho anche sottolineato, per carità. Poi c'è stato proprio un diverbio tra i due a distanza su questa vicenda, perché insomma Armstrong ha sempre detto: l'ho lasciato vincere, in effetti non si è impegnato nello sprint, questo si è visto chiaramente, e Pantani ha detto: no, altro che, avrei vinto comunque. In ogni caso, queste sono cose che riguardano il passato. Oggi c'è in atto uno splendido duello tra Virank e Armstrong. Oggi in effetti Armstrong non sembra intenzionato per il momento a fare regali, potrebbe andarlo a prendere, poi vedremo se lo prenderà sul traguardo, se lo batterà o se si prenderà la vittoria, ma non è ancora detto che riesca a raggiungerlo. C'è ancora 4 minuti e Virank, se riesce a gestire bene questo suo vantaggio, può arrivare 3 minuti e 43, sono poco più di 3 km all'arrivo. Per quello che è il ritmo che può tenere, deve soltanto concentrarsi e non andare oltre quello che è le sue possibilità, perché se prende una crisi veramente è finito, così può sicuramente farcela. Alla fine Virank potrà ringraziare Belocchi, che ha aspettato parecchio prima di scattare e di stimolare la belva che con la maglia gialla sta salendo sul Ventoux. Non abbiamo più i distacchi di Belocchi, ecco qua Runsas è rientrato, anche Ivan Basso. Buona l'azione di questi uomini. Mansebo. Grande Ivan, e c'è anche Mansebo che rientra sulla scia della maglia bianca. Belocchi, Runsas e Basso, è importante che ci sia un compagno con loro, anche se è Pradera che era molto affaticato perché è stato in fuga tutto il giorno, quindi il ritmo non è granché, però è importante che ci sia un compagno di Belocchi con loro, perché Ivan può guadagnare parecchio in classifica generale. 3 chilometri alla conclusione per Richard Virank, 3 minuti 40 secondi il suo vantaggio su Armstrong, 4 minuti e 40 secondi nei confronti di Belocchi, Basso e Runsas. Probabilmente riesce a gestire ottimamente questo vantaggio, ci si aspetta un arrivo di Virank al Mont Ventoux. L'unica possibilità è che proprio negli ultimi 500 metri, non sono quei tornanti così impegnativi, Virank abbia una qualche crisi particolarmente cruenta da non riuscire a rispondere a tutto quello che è il grandissimo ritmo che sta esprimendo Lenz in questo momento. E anche l'azione di Armstrong adesso non è più brillante come prima, ci mancherebbe, tutto sotto controllo, ha inflitto un minuto ai rivali, adesso sale con un passo meno forsennato, tant'è vero che non guadagna più con quella facilità nei confronti di Virank. Sembra davvero fatta per il francese, eccolo qua. Comunque strameritata la cercata, l'abbiamo visto anche se non in grandissima condizione nelle tappe dei Pirenei, provarci, andare all'attacco, ha sempre comunque trovato sulla sua strada un Jalabert superlativo. Peccato per oggi, vedi, quando tante volte hai le gambe ti manca un po' di fortuna. Un Jalabert in normale condizione quest'oggi avrebbe sicuramente fatto una grandissima differenza. Raggiunge Baranowski, Lance Armstrong e prosegue con il suo splendido ritmo. 3 minuti e mezzo, guadagna poco, sembra fatta a questo punto la preda. È riuscita a sfuggire, salvo incidenti, problemi, ma insomma non sembra ipotizzabile. È riuscita a sfuggire al cacciatore quest'oggi. Ecco qua Richard Virank, il battistrada. Comunque, intanto c'è foratura per il compagno di Belocchi, Pradera, che era con loro, quindi foratura per Pradera e Belocchi rimane senza compagni di squadra. Volevo far notare il carattere di Richard Virank, per carità oggi si è trovato in fuga con atleti forse non fortissimi in salita,
però questo corridore, nonostante i problemi, nonostante sia il lontano parente del miglior Richard Virenque, riesce sempre a trovare la zampata che gli consente di centrare una vittoria importante. Lo scorso anno la Parigi Tour con una splendida cavalcata, quest'anno questa vittoria ormai veramente vicina al Mont Ventoux. Richard Virenque probabilmente farà fatica a riconquistare la maglia a pois che avrebbe voluto vincere per la sesta volta come Van Impe e Bahamontes, però oggi fa un passo avanti in questa classifica della maglia a pois, centra una vittoria che lo rende ancora più amato, se possibile per il suo carattere indomabile, ai francesi. E io lo avvicino, magari Claudio Chiappucci non è d'accordo, ma lo avvicino per modo di correre carattere a Claudio Chiappucci. Allora, adesso attenzione, perché c'è Isidro Nosal con Belocchi, e quindi Pradera era più indietro e si era già staccato. Quindi c'è Isidro Nosal adesso. Ha detto una cosa bellissima, con tutti quelli che possono essere i nostri pensieri o come vediamo l'atteggiamento di Virenque nei confronti del gruppo, dei corridori o di quello che è il suo modo di correre, e che c'è da fare tantissimo, tantissimo chapeau, togliersi veramente il cappello davanti all'orgoglio di un corridore, di un uomo che non è mai domo. Questo oggi è stato... No, è la domo. Vabbè, di un corridore in domo, ma che non è mai domo, perché veramente vuole sempre lottare nel migliore dei modi per mantenere alto quello che è la sua soddisfazione e quello che è comunque il nome della sua squadra. Abbiamo scherzato sul nome della sua squadra, la Domo Pharma Frit, ma al di là di questo Richard Virenque si appresta a conquistare la sua quinta tappa alla Tour de France. Tra l'altro tutte tappe di alta montagna, del resto è sempre stato uno scalatore, abbiamo detto ha vinto 5 volte la maglia a pois di miglior scalatore del Tour. È un corridore molto amato dai francesi, ricordiamolo, protagonista dello scandalo Festina. Alla fine, dopo aver tenuto a duro per tanti anni, ha dovuto ammettere di fronte a un giudice l'uso di sostanze dopanti, c'è stata la squalifica, è tornato grazie a Patrick Lefebvre che gli ha dato la possibilità di vestire la maglia della Domo Pharma Frit, ed è arrivata la vittoria nella Parigi Tour al termine di una fuga esaltante. Adesso è qua in testa al Tour, alla caccia di una vittoria di tappa. Le smorfie tipiche di chi fa anche un po' di scena forse, ma che merita. Ecco qua il momento, è Pradera che ha forato e sta rientrando. Allora era vero, aveva forato Pradera, sì, è proprio Pradera che ha forato e sta rientrando su Belocchi. Io comunque mi aspetto che Ivan ci provi, non so perché, forse perché è così... Belocchi in difficoltà, eh? Josepa Belocchi in difficoltà e Ivan Basso e Rumsas stanno staccando Belocchi. Quindi giornata davvero difficile per gli avversari di Armstrong, grande prova di Rumsas, attenzione perché potrebbe esserci una lotta tra Rumsas e Belocchi per la classifica generale. Per la verità ci sono molti minuti di ritardo, perché Belocchi ha 2 minuti e 28 da Armstrong, Rumsas ne ha 5 e 15, quindi quasi 3 minuti, però attenzione perché Rumsas è forte a cronometro, più di Belocchi, c'è un'ultima cronometro, se Belocchi accusa qualche crisi per Rumsas potrebbe aprirsi, potrebbe spalancarsi la possibilità di salire sul podio. E c'è cosa diventa importante questo? Diventa importante per il morale, mette Russo nella condizione morale di sentirsi nella possibilità di attaccare la corazzata Onze, di sentirsi nella possibilità di attaccare Belocchi. Questo mette sicuramente la voglia, mette della verve in tutte quelle che saranno le nuove tappe di alta montagna che andremo ad affrontare. Ultimi 1000 metri di fatica per Richard Virenque, è calata notevolmente la sua azione, ma ormai non importa più. 3 minuti di vantaggio su Lance Armstrong, un tifoso del Texano affianca Lance, corre con lui. Ecco qua, tifose, tifosi di tutte le nazionalità per sostenere la maglia gialla. Belocchi tiene duro, stringe i denti, è agilissimo adesso come scelta di rapporto, ma non spinge più, non ha più forza nelle gambe, 21 km di salita possono tradire in qualsiasi momento. Mansebo, anche lui, si sta staccando. Vediamo Rumsas e Ivan che cercano di mettere più spazio possibile tra loro e Belocchi.
Complimenti, grandissima, grandissima la prova di Ivan. Oggi si è occupato soltanto di rimanere coi primissimi e l'impressione che avevo noi è che abbia comunque le gambe per poter fare ancora di più. Grandissimo basso e grandissimo Rumsas. Signori, Rumsas nei grandi giri non aveva praticamente mai testato realmente se stesso. E qui al Tour, alla prima vera esperienza di capitano di una squadra in un grande giro, rischia di salire sul podio. Certo, ora si potrà dire che manca Ulrich, che ci sono degli assenti importanti, ma questo è un campione vero, un uomo che ha vinto un Giro di Lombardia, che ha vinto delle corse importanti, ha ottenuto dei grandi piazzamenti. Al primo grande esperimento, anche per lui, da uomo di classifica, usiamo questo termine, in un grande giro, è lì per lottare per un posto sul podio. Virank agli ultimi 500 metri, applaudito naturalmente dal pubblico numerosissimo sulle strade del monte che non è più calvo, lo hanno vestito i tifosi. Al traguardo Richard Virank. Fare comunque grandissimi complimenti di Virank per come ha fatto gli ultimi 5 km di questa scalata. In 5 km, soprattutto nei 4 km finali, quindi dal quarto all'ultimo chilometro, non ha perso più di 20 secondi al chilometro. Questo vuol dire che dopo 180 km di fuga è riuscito ancora a tenere dell'energia importante, avere grandissima grinta e sta salendo con l'orgoglio, l'orgoglio che ha sempre caratterizzato tutte le sue prestazioni. Jean-Marie Leblanc, vedete, si intravede con gli occhiali sulla vettura ammiraglia del direttore di corsa, eccolo là, al suo fianco c'è il ministro dello sport del governo Raffarin, Jean-François Lamour. Anche lui è venuto ad assistere a questo trionfo francese. Richard Virank va a tagliare il traguardo, eccoci agli ultimi 250 metri, ultimi sforzi per lui, la strada volta verso destra gradualmente, poi in modo più netto negli ultimi metri. Ormai è certo anche lui della vittoria, è comunque una grande vittoria per Richard Virank. Veramente è il caso di... ecco ancora il dito che contraddistingue le vittorie di Virank. Ogni volta lo stesso gesto, oggi il tratto di strada finale è in salita, non so se riuscirà a compierlo perfettamente, di solito si alza in piedi praticamente, alza la mano destra, alza il dito al cielo, il dito indice verso il cielo. Richard Virank ancora una volta resuscita dopo un periodo difficile, può gioire insieme a lui tutti i francesi. Eccolo il gesto di Richard Virank. Grande, complimentissimi, complimentissimi a un uomo che tutte le volte riesce con delle prove d'orgoglio eccezionali a ridimostrare di essere sempre, sempre, sempre tra i protagonisti. E la dimostrazione ancora che credendoci, lottando, volendo arrivare, si riesce veramente ad ottenere il massimo dei risultati. Ebbene sì, Richard Virank ce l'ha fatta ancora, Lance Armstrong mette ancora più minuti tra sé e i rivali, ormai nessuno più può portargli via il Tour, possiamo dirlo, è crollato Roberto Heras, Belocchi non è nemmeno riuscito a rimanere con Rumsas e Basso, non perché Rumsas e Basso non siano all'altezza, ma insomma se lui vuol vincere il Tour doveva rimanere quantomeno con loro, se non proprio con Armstrong, e quindi a questo punto si è aperta la lotta per i piazzamenti. Intanto Bocciarov non si è nemmeno lui fatto riprendere da Armstrong e va a conquistare, credo, il posto d'onore in questa tappa. Alexander Bocciarov, il russo della AG2R, il più brevilineo e il più magro tra i corridori che erano al comando, ma non è riuscito a reggere il ritmo imposto da Richard Virank. Al traguardo il russo Bocciarov. Forse l'unico pecca della grandissima prestazione anche di Bocciarov quest'oggi è che ha voluto strafare, non rendersi conto che aveva un campione alla sua ruota che con la prova d'orgoglio è riuscito a superarlo e a prenderlo per quei poche centinaia di metri che hanno anticipato l'azione di Rank in fallo. Dunque grandissimo, grandissimo anche lui. È la 41esima vittoria per Richard Virank, ecco Bocciarov invece che conduce al termine la sua fatica, non pedala più, sfinito, taglia il traguardo, ecco, e china il capo. 2 minuti di ritardo comunque.
Armstrong arriva adesso, poco più di due minuti per il texano, che non ha vinto la quarta tappa di questo tour per lui, ma va bene così, credo non ci sia grande rammarico per questo fatto, per Lance Armstrong che taglia il traguardo. E tra poco arriveranno Basso e Rumsas, 2 minuti e 23, no, c'è Serpellini che era rimasto nel mezzo, splendida prova di Marco Serpellini che alla fine è arrivato poco dietro Bocciarov, grande prova di Marco Serpellini, bravissimo il bergamasco, splendida prova per lui, davvero. L'avevamo detto che le caratteristiche di fondo, di resistenza di Marco potevano fargli fare un ottimo risultato, peccato che oggi abbia trovato sulla strada veramente uno straordinario Virenk, uno straordinario Bocciarov e comunque un superativo Lance Armstrong. Meno di tre minuti per Serpellini da Richard Virenk su 21 km di salita, è andato alla grande, è andato veramente alla grande Marco Serpellini. Raimondas Rumsas e Ivan Basso, stringe i denti Ivan per rimanere con Rumsas, è importante vedere il vantaggio di Rumsas nei confronti, attenzione perché non è solo nei confronti di Belocchi che guadagna Rumsas, ma guadagna nei confronti di Igor De Galdeano e quindi potrebbe guadagnare qualche posizione. Adesso vediamo quello che accadrà. Arrivano Rumsas e sprinta il lituano, Rumsas e Basso, Basso non ce la fa a variare il ritmo in questo finale, Mansebo più indietro, ecco che taglia il traguardo Rumsas, consolida la sua maglia bianca, 3.38 per Basso, consolida la sua maglia bianca il varesino. Adesso vediamo il ritardo di Belocchi. Arriva adesso. Guadagna poco Rumsas nei confronti di Belocchi, arriva Mansebo a 3 minuti e 50, perde 20 secondi da Rumsas Belocchi, poco più di 20 secondi, vediamo. Arriva anche Gotti. 4.05, perde quasi 30 secondi, arriva Baranowski con Gotti, beh, Gotti con Belocchi oggi, sta meglio il bergamasco, è meglio di Leipheimer, bravo Ivan. E visto che le sue caratteristiche migliori normalmente le ha espresse sulle Alpi, la speranza di tutti noi è veramente vedere una grande Italia con i nostri grandi uomini su quelle che saranno le prossime corse, le prossime tappe in salita. 4 minuti e 25 per Leipheimer, arriva adesso Azevedo, mentre manca ancora all'appello Igor De Galdeano. Attenzione perché tra Rumsas e Igor De Galdeano c'erano poco meno di due minuti, quindi 3 minuti e 36 circa il ritardo di Rumsas, che potrebbe salire virtualmente sul podio del Tour. Attenzione, dovrebbero passare ancora una trentina di secondi e avremo Rumsas che diventa il terzo della generale, mentre qui arrivano via via i ritardatari, i corridori che erano in fuga, altri che si sono staccati dal gruppo maglia gialla, c'è un miscuglio di atleti, di fatica, di sudore sulle strade del Mont Ventoux. E possiamo dire che praticamente è certo che Rumsas è il nuovo terzo classificato della generale del Tour a questo punto. Moncoutier con Heras, credo, lì dietro sembra Heras, sì, dovrebbe essere proprio Roberto Heras, e Dufaux con Sevilla. Guarda, Heras stravolto, aveva dettato il ritmo in salita nelle tappe di montagna precedenti, oggi non è in grande giornata. Sevilla è con lui e poco più indietro Moreni, non Dufaux, pardon, è Christian Moreni, il primo a staccarsi dei cinque che erano rimasti al comando nel finale di tappa. La Iseca, Igor González de Galdeano e vedete c'è Isidro Nosalla dovrebbe essere. Igor De Galdeano in crisi, giornataccia per lui, arriva con la Iseca, manca ancora un po' di strada, quindi perde più di una posizione in classifica secondo me, vediamo poi comunque quello che accadrà. Tyler Hamilton, che sul Mont Ventoux aveva scritto una bella pagina della sua carriera vincendo una tappa del Giro del Delfinato, poi peraltro si impose anche nella classifica generale finale di quel Giro del Delfinato, Armstrong era il suo capitano e gli lasciò quella vittoria, fu una delle giornate più belle della sua carriera. 31 anni per Tyler Hamilton, il campione di Marblehead, ex nazionale juniores di sci americano, che va a tagliare il traguardo. È sempre tutta Tyler, non si arrende mai, lotta sempre per ogni posizione fino all'ultimo metro. Jean-Cyril Robin nella sua scia.
Ecco che arriva Tyler Hamilton. La differenza tra due corridori comunemente sono dei leader del settore, quelli possono essere Igor Gonzalez de Galdeano e Tyler Hamilton. Igor Gonzalez de Galdeano non sembra mai al limite, ha sempre il suo passo tranquillo, il suo passo felpato quasi, mentre Hamilton, proprio per quello che è il suo modo di andare in bicicletta, sembra sempre col gas tirato. È vero, Igor Gonzalez de Galdeano ricorda un po' Bugno, solo per l'espressione del viso, sia chiaro. Taglia il traguardo 7 minuti e mezzo, no? Ma nel senso che Gianni sembrava sempre tranquillo anche quando faceva grande fatica, lo stesso Indurain per certi versi. Kivilev arriva adesso, intanto ha perso 4 minuti da Rumsas Igor Gonzalez de Galdeano. Intanto Bogaerd là dietro Kivilev e Lelli, dovrebbe essere Massimiliano Lelli, è proprio lui con Kivilev nella scia, e Belli, Vladimir Belli arriva adesso. Grande anche oggi Massimiliano, probabilmente per ordine di scuderia si è adeguato ad aspettare quello che normalmente era il migliore classifica della Cofidis, Kivilev e Vladi anche lui. Io volevo chiederti una cosa, abbiamo visto Eras arrivare che comunque si è impegnato, anche non essendo in grandissima condizione, si è impegnato per non perdere più di tanto tempo in questa scalata. Qual è la tua impressione? Ha fatto secondo te la scelta migliore o comunque poteva permettersi di prendersi una pausa di riposo visto che sembra leggermente affaticato? Ma evidentemente intanto dipende molto dall'espressione del viso dei corridori, che alle volte danno proprio l'impressione di essere a tutta come Hamilton, e altri invece secondo me può anche dipendere da quello. E in secondo luogo credo che Eras, che aveva 8 minuti di ritardo, adesso passa a 14 perché oggi ne ha persi circa 6. Bah, forse punta a fare il meglio possibile in classifica, comunque evidentemente era un obiettivo della squadra, tanto arrivano anche Sberg e altri corridori, dicevano un obiettivo della squadra un suo buon piazzamento in classifica. Non dimentichiamoci che oggi sono andati in crisi tanti corridori che erano in classifica, quindi ecco qua i vincitori: Thévenet, Merckx, abbiamo visto Jean-François Bernard, Poupou Poulidor, l'eterno secondo del ciclismo francese che vinse nel 65 alla Ventoux, e poi Charlie Gaulle nel 1958, tutte le loro gigantografie esposte, i vincitori di tappa al Mont Ventoux esposti in questa sorta di galleria dei migliori, galleria dei grandi, sulla torre che svetta in cima al Ventoux. Patrice Salganda verso il traguardo, quasi 10 minuti già sono passati, anche Sylvain Chavanel, uno dei migliori giovani del ciclismo francese, arrivano ora. In ritardo anche, credo, Zubeldia, che della Euskadi era quello che aveva fatto meglio in classifica. Ecco un primo piano di Sylvain Chavanel, ecco che arriva Zubeldia e via via tutti gli altri. Insomma, ti dicevo, probabilmente Eras punta ancora a entrare nei primi 5 in classifica generale, questa è l'unica, però forse hai ragione, forse poteva risparmiarsi per dare tutto sulle altre. Secondo me è un peccato, soprattutto se non ha recuperato bene gli sforzi dei Pirenei oggi. Assolutamente, come normalmente abbiamo visto fare a Rubiera o a tutti gli altri uomini, se non puoi stare lì a fare il tuo lavoro, recupera il più possibile, staccati, perché prendere 5 minuti o prenderne 50 non ti cambia niente, visto che la classifica non la devi fare tu, ma la devi fare Lance Armstrong. La lingua fuori di Christophe Moreau, graziato dai giudici per una zuffa con Carlo Sastre che poteva portarlo all'esclusione dalla Tour de France, è rimasto ma non dà più traccia di sé. Udo Bolz in testa, ecco Moreau, un corridore che è stato quarto della classifica generale, che era partito in questo Tour per fare classifica, un corridore come lui che molla così vistosamente. È una questione di testa, dopo le cadute dei primi giorni si è reso conto di non poter lottare più per la classifica e quindi non ha più la forza mentale necessaria per dare tutto, oppure c'è dell'altro? Allora, sicuramente la concentrazione mentale che ha avuto Moreau nelle prime tappe è andata sempre più scemando quando ha avuto questi problemi. Chissà cosa sta pensando adesso Richard, non si rende conto neanche lui che ce l'ha fatta anche questa volta. Quello che sta dicendo di Moreau è che comunque nelle tappe dei Pirenei abbiamo visto che ci ha provato a stare coi primi, l'abbiamo visto subito a ridosso delle squadre che facevano il ritmo, però purtroppo non essendoci con la testa mi sa che c'è veramente anche poco con le gambe quest'anno.
E qui solita concitazione, gli abbracci dopo la vittoria, con lì il ministro dello sport francese Lamour a fianco a Jean-Marie Leblanc, mentre Richard Virenque assapora, vedete, la sua gioia dipinta sul volto del corridore francese, classe 1969, un ragazzo ormai di 33 anni, ha dato tantissimo al Tour, ne ha ricevuto in cambio, direi, anche lui, insomma, parecchie di soddisfazioni. Questa è la quinta vittoria di tappa in una tappa di montagna, in una tappa importante. Certo non è più il corridore che è in grado di salire sul podio del Tour de France come nel 1997, quando vinse la tappa di Courchevel ed era uno dei rivali di Ulrich che vinse quel Tour. Questo è il suo gesto, gliel'abbiamo visto fare tante volte. L'applauso anche da parte di Jean-Marie Leblanc. Io penso che la vittoria di oggi di Virenque sia accettata veramente con molto più piacere, molto più soddisfazione. Oh, Botero, mamma mia, ho detto, è tremenda questa salita. Mamma mia. Botero, arrivano anche Brochard e Dufaux dalle retrovie. Crisi di Botero che esce definitivamente di classifica, era quinto della generale e adesso si ritroverà molte posizioni più indietro, ma soprattutto un quarto d'ora più indietro. Che crisi. Botero comunque è un corridore di grinta, è difficile staccarlo, ma perché quando si stacca veramente ha dato tutto. L'abbiamo visto i due giorni che sono riusciti a staccarlo all'inizio della salita, sui pezzi della salita veramente ha fatto fatica a arrivare all'arrivo. L'altro giorno, per cui la seconda tappa dei Pirenei, è riuscito a rimanere coi primi, a mantenere quel ritmo e si è presentato proprio a ridosso di Belocchi, a ridosso dei primissimi seguitori di Lance Armstrong. Stavo dicendo di Virenque, perché la soddisfazione di Virenque per tutto quello che è l'ambiente, tutto quello che è l'entourage, è secondo me vista più di buon occhio quest'oggi, perché Virenque nelle stagioni precedenti, quando veramente era tra i migliori in salita, aveva un modo di presentarsi, di comportarsi nei confronti di quello che era il resto dell'ambiente, sempre un po' da superiore, sempre un po' da persona da guardarti dall'alto verso il basso. Invece in questa nuova realtà sta veramente cercando con soddisfazione, con orgoglio, con umiltà di essere ancora un corridore vincente e andare a raccogliere i migliori risultati che la sua nuova condizione gli può permettere. È stato quinto al Tour del 1994, è stato secondo al Tour del 1997, terzo l'anno prima nel 1996. Questi i suoi migliori piazzamenti nella classifica generale del Tour. Ecco che Botero porta a termine la sua terribile fatica, arriva con un quarto d'ora abbondante di ritardo Santiago Botero ed esce definitivamente di classifica, mentre Virenque è già sul podio a ricevere, vedete, la stretta di mano del ministro Lamour, di Bernard Hinault e via via degli altri personaggi che sono sul podio. Sembra un bimbo veramente contento, sereno, che ha ricevuto il più bel regalo che gli possano dare. È veramente bello vederlo in questa situazione. Normalmente lo vediamo sempre aggressivo, cattivo, che l'ha ricevuto proprio veramente con la rabbia. Invece oggi è contento, soddisfatto, sa di aver dato il suo meglio e di essere comunque stato anche avvantaggiato dalle situazioni, ma fa piacere vedere un grande campione ritornare in auge e strameritarsi questa vittoria ottenuta soprattutto con l'orgoglio e la determinazione. Richard Virenque. L'unica cosa che possiamo dire è che non ha guadagnato 4 minuti rispetto agli altri per quello che era il ritmo che veramente poteva imporre e al momento in cui fa la variazione. Per cui ecco qua l'ordine d'arrivo di oggi: Bozzarova 1.58 da Virenque, poi Armstrong a 2 minuti e 20, Serpellini ottimo, 2.54, Rumsas a 3 minuti e 36 con 3 secondi su Basso che nel finale ha ceduto, ma guardate, guadagna 30 secondi circa su José Babelocchi e soprattutto un quarto d'ora su Botero e 4 minuti circa nei confronti di Igor González de Galdeano, che non era presente in questo ordine d'arrivo perché è molto più in ritardo. Io credo che, intanto attenzione, ecco la nuova generale, Belocchi è secondo ma a 4.21, Rumsas è terzo, come dicevamo, a 6.39, Igor González de Galdeano paga adesso 2 minuti a Rumsas, a 8.36 e quarto, Mansebo è salito al quinto posto, ottima veramente anche la prestazione dello spagnolo, a 10.49, poi Azevedo, il portoghese,
Beh, non è una sorpresa, splendida anche la sua prova, sesto a 10.57, è già stato nei primi 10 al Giro d'Italia, se vedo. Poi Eras a 11.35 ha perso posizioni, Sevilla 12.45, Leipheimer e poi vedete Virank che entra in classifica a 13.12 nei primi 10. E ci aspettiamo nelle prossime tappe in salita veramente che anche Ivan riesca a battere questa porta dei primi 10, perché i numeri li ha dimostrati. Peccato per quella defaianza leggermente superiore alle aspettative nella seconda tappa pirenaica, ma la dimostrazione di oggi è che le gambe ce le ha e può fare veramente ancora molto molto bene sulle Alpi. Sta